Secondo tempo. I nigeriani sono infatti passati in vantaggio con Rashidi Yekini dopo appena 5 minuti dall'inizio della gara. Un gol che non è bastato però per la vittoria finale. Nel secondo tempo infatti la Costa d'Avorio è riuscita ad imporsi, ma i 70 minuti per raggiungere il pareggio grazie a un rigore trasformato da Abdoulaye Traoré. 5 minuti dopo la rete storia per la Costa d'Avorio messa a segno da Ahmed Quattara. La Costa d'Avorio guida ora il gruppo A con 3 punti davanti all'Algeria, con la quale ha pareggiato 1-1 nella prima gara di questa fase. La Guinea ha invece seccamente battuto lo Zimbabwe per 3-0, raggiungendo in testa la classifica del girone il Camerun, che l'aveva battuta per 3-1 la scorsa settimana. Nel gruppo B, intanto,